Ciao, bello, sono Loris e siamo sul video analisi, prova e gameplay dell'Aston Martin. Ma che figata! No, vabbè. Poi di quello abbiamo normale per le scente e invece c'è questa qui che... Ok, pulita. Si può cambiare il riflesso, che figata. Allora, mettiamo questa sull'azzurrino. Le ruote non si possono cambiare, sono quelle dell'Aston Martin. Si può cambiare il boost e qua ci vuole quello nero. Bello, oh, bello vistoso il boost, è lo standard. Non c'è topper, non c'è antenna, non c'è trucco, non c'è inganno. Goal explosion, ci sta la dust grigia. Come scia, ci starebbe anche quella base veramente. Oppure una abbastanza sottile come questa. Bello il motore, eh? Bel suono, bello bello. E ora andiamo a provare in allenamento. Non l'ho mai fatto, non ci sono andato. Questa è la prima volta che entro in allenamento con l'Aston Martin. È bruttissima la cassa da morto. No, no, dicevo, cioè, così è molto figa, così è molto carina. Litbox e Octane. Ma questa cosa fa un po' paura. Il muso non entra. Ma non entra... Ho paura la parte dietro. Ok. La parte dietro entra un pochino. E l'altezza però mi sa che è buona. Infatti l'altezza ci sta. E il laterale... Allora prima anche con Bax, però la trella va pure bene. Ma aspettavo un muso alla Ford, invece il muso è preciso. Ok, così è col plugin di Bax. Vabbè, abbiamo visto prima che il dietro esce completamente, però il dietro... Ed è il motivo perché sembra così allungata, così strana. Poi ti dirò, non è neanche così lontana dall'hitbox in realtà. Anche l'Octane c'ha gli angoli così in alto rispetto alla macchina vera e propria. E rispetto al telaio. Oh, non è malissimo il feeling. La faccio vedere un po' meglio con l'hitbox. Fissa fissa, così e così. Così di fronte. Così abbassandoci. Gli angoli sono molto simili a Octane come cosa. Dato che hitbox Octane comunque è strana. Infatti pensavo fosse hitbox Dominus. Vediamo un attimo. Con l'hitbox Dominus sarebbe stata abbastanza perfetta. Vabbè che comunque un'altra macchina Dominus non serviva a niente. Però l'hitbox Dominus ci stava molto meglio. È una macchina abbastanza bassa. Batmobile neanche a parlarne probabilmente. Eh no, invece Batmobile ci sta pure bene. Come hitbox Batmobile ci sta pure bene. Breakout. Vabbè, tutte stavano meglio dell'Octane. Ibrida. Ok, ibrida molto simile all'Octane. E Merc ovviamente no. Però devo dire che Hitbox Breakout, Batmobile stavano molto meglio. In realtà hanno scelto l'Hitbox Octane. Se ti interessa sapere come faccio a vedere l'Hitbox delle macchine, è un plugin di Bucksmod. Bucksmod è un programma completamente gratuito. Ci ho fatto un video tempo fa. E tranquillo, non è un virus, non è niente. E non è bannabile, ovviamente, se no non lo userei. Ora, come feeling? Mi aspettavo peggio, soprattutto per il muso. Il muso invece è abbastanza carino. La parte che mi dà fastidio ovviamente è il culo che esce completamente. E allunga tantissimo la macchina. Però non è pesante, non la sento pesante. La sento solo un po' Ice Charger come effetto. E che quella c'è il culone. Che però non è un culone, è un culo allungato. Sono le gambone, hanno tante gambe. Cioè, gambe molto lungo, molto lunga. Attenzione, attenzione alla giocata a Aston Martin OP. Vedascini magici, vuoi vedascini magici? Vedascini magici. Ha anche una macchina, è un feeling abbastanza buono, sinceramente. Va bene, potrò mettere un'altra hitbox, però il feeling è buono e il muso è abbastanza facile da leggere, anche se è molto più alto di quello che in realtà è. Certo, è strano, il fatto che abbiano scelto un hitbox Octane. Però meglio di aver scelto un'altra hitbox Dominus, sinceramente, perché sono tutte hitbox Dominus e non le usi mai. Hitbox Octane... Octane potrebbe essere interessante. Però il fatto che il culo sia un po' troppo fuori, sì. E così mi appesantisse la macchina dietro. Mamma, che figata quando entra in partita. La prima pure in 1v1 ora. Hitbox Octane, quindi in teoria sia abbastanza tranquillo. Dato che è un hitbox abbastanza comodo in 1v1. Siamo contro Squishy Muffin e siamo tranquillissimi. Mi sento molto... Dobbiamo fare la spia, dobbiamo giocare come una spia. Controllino sotto tattico. Gino era lentissimo. Potevo segnare. Era molto lento come però. Guarda che faccio. Ora me lo confondo. Vedi, tutto confuso, eh. Ah, meno male che lo blocco. Pacchettino veloce. E te ne vai, stupida Octane. Non puoi comprare. Oh, pinch. No, è velocissima. Non posso. Però posso tirare diretto così. Così, a buffo. Battutissima. Mamma, la Aston Martin non perde mai in battuta. Va finito il bus. Va finito il bus. Demolizione pesantissima. C'è un problema. Squishy Muffins, no. È fuori. Ah, lo sapevo. Squishy Muffin. No. Stupido Squishy Muffin. Così. L'ho pure toccato. Forse ce la fa, sai, che ho tirato piano. No, non ce la fa. Per quel tocchettino magico. Via. Se vuole fare i fake già l'Aston Martin. Questa entra così. Non devo neanche toccarla. Ah, sbaglio la battuta. Perché ho avuto paura dell'Aston. Primo boost subito. Prima l'altro boost suo. Vai via. Copiamo lui. Aspettiamo qui alla James Bond.
E facciamo tocchettino. Allora, apriamo pure il boost. Disti, aspetti. Apriamo pure sto boost lentamente. Ah, non si può vincere contro l'Aston. Facciamo fake di andare subito. Lui andrà. Ok, non so dove andare. Ce l'ha questa. No! Ah, voleva buttare. Ma che cazzo. Sto qua, do fastidio, do fastidio, doppio fastidio. Triplo fastidio. Triplo fastidio. Triplo. Ah. Ah. Preso pure io. Fastidissimo. Si segna all'angolino. Guarda come. Guarda battuta alla 007. Ma c'è il recupero. Aspetta, aspetta. No. Abbiamo pure un buon recovery. Mamma, questa sì che è buona. Pedascino. Pecchettino su. E flicchino all'angolino. Ma che devi fare, squishy? Vediamo questo boost. Volete morire? Non volete morire? Sto vicino. Si è confuso pure lui. Vedi, si è confuso tantissimo. Cioè, pure lui. Si è confuso solo lui. Acceleriamo, acceleriamo. Tocchettino, tocchettino. Tocchettino, tirino. Non se l'aspettava, non se l'aspettava. La velocity, la velocity. La Storm Martin. Ho preso... tocchettino. Non pensavo al boost per andarci, sai? Esattamente. Tocchettino, non è vero. Ho confuso. Ritocchettino, prendo il boost. Non ha capito niente. Arrivo qua, tira all'angolino di nuovo. Ho risbagliato. Lo demolisco. Ah, posto, non c'è più niente. C'è problema niente. Andiamo di qua. Air dribblino bump. Air dribblino bump. O air dribble normale. Air dribblino bump. Air dribble normale. Air dribblino bump. Air dribble normale. Air dribblino bump. Vuole tirare dalla diretta o vuole controllare? Ma le può peggiare. Portarla in porta. Quasi. Questo squish è forte. Questo squishy. Ma non abbastanza. Allora la buttiamo. No, la buttiamo a sinistra. Che lui si è mosso per la destra. Ma che parata. Ma che parata bellissima. Però l'ho recuperato bene. Pensavo di avere più tempo. In teoria l'ho fatto saltare un po', sì. Tiriamo da qua. Buona battuta. Pigliamo questo boost. Torniamo verso il centro. E penso di tirare diretto. Sì. Però se l'aspettava. Vieni qua. E controllo. C'è un po' di bounce dribble. E la facciamo all'angolino. No! Aspetti il flick subito, eh. Aspetti il flick subito. No, eh no. Questo è il challenge buono. Ma va diretto. Ma va diretto. No, oh, c'è arrivato. Prendiamo questo boost. Aspettiamo il rimbalzo. Tocchettino. È fuori. È fuori. È fuori. Ma va bene, bene così. Facciamo un tocchettino qua. Ci allarghiamo. Tocchettino. Ci allarghiamo di nuovo. Ci allarghiamo tantissimo. Tocchettino di nuovo. E altro a... sì. Volevo cambiare angolo. Il 3D di sopra. Però ha funzionato lo stesso. Potremmo anche andare a demolire ora. Però facciamo un piccolo fake del tiro. Li spezziamo il momentum. E poi tiriamo molto bassi. Non ti negherò. Questa che mi sta facendo abbastanza schif. Sia come muso, sia in partita non mi piace per niente il feeling che c'è col muso, il feeling che c'è con nei tiri. In aria non è malissimo. Anche nei flick non è malissimo. Solida. Ma che tocchitello! Guarda che tocchitello magico! Se faccio questo angolo è bellissima la macchina. Torna verso il centro, tanto è segno, guarda così. È sul muro, è sul muro. Vuole andare basso, ma noi siamo tranquilli con queste paratossie. Eppure pinch. Vabbè, dai, non... Che bel catch. Bellissimo, vero? Mi è piaciuto tantissimo. Lo spingiamo tutto. Questa è zona nostra. E deve andare via. Abbiamo l'anticipo. No, ci ha spinto. Vai sul tetto veloce. Ti prego. Oh. Quindi, considerazioni finali dopo queste 1v1. Nakia non mi piace. Il muso ha un bruttissimo feeling in alcuni momenti. Cioè, nei tiri soprattutto ha un feeling brutto. Cioè, mi sembra molla nei tiri. Non lo so, non riesco a prendere bene il punto che voglio. Cioè, tendo ad anticipare con questa macchina, non ti so dire. Quindi, probabilmente il problema è mio. La macchina esteticamente... Comunque, la macchina esteticamente neanche mi fa impazzire in gioco, eh. Soprattutto là dietro non mi piace. Sono affezionatissimo ai film di James Bond. Li ho visti praticamente tutti. Sono tutti i primi. Però poi, in gioco, come macchina non è bruttissima. La macchina è peggio. È una Ford. In aria il feeling del muso è sempre molto carino, vedi? E tiri invece no, è come se anticipassi. Però è il feeling così delle prime partite. Ti sono onesto, ti dico che la macchina alla fine come leggerezza è straleggera. La sento straleggera, non è pesante per niente. Il fatto che il culo sia completamente fuori dall'hitbox non mi pesa neanche. Dopo un paio di partite neanche ci ho fatto caso. Effettivamente non mi fa impazzire il gioco. Non la userei tantissimo, perché comunque ha un muso strano. Non mi fa impazzire. No, mi adoppio. Diciamo che non è una Pontiac, purtroppo. Quanto era bella la Pontiac. Queste sono le considerazioni. Lunedì, vedi, provo tu il con questa macchina, così ti fai un'idea ancora migliore e decidi se comprarla o no. Se la compri, ti ricordo di usare il codice creatore Lauridis. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao. I just